Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mattia D'Amico, che mi chiede di parlare del film del 2006 di Tom Tykwer, Profumo, storia di un assassino, tratto dal romanzo di Peter Susskind, che era da detta di tutti un romanzo infilmabile. In effetti il film ci prova, è proprio un romanzo che parlava del profumo, dell'essenza del profumo stesso, ed è difficile in effetti metterlo in immagine. Comunque ci si prova, siamo a metà del 700 praticamente, è la storia di questo bambino orfano che viene abbandonato, e capiamo subito dalle prime immagini, qui è ganza la costruzione del nostro regista, che ogni volta che il nostro sente dei profumi il montaggio diventa scombussolato e ci sono dei primissimi piani su tutto quello che lui combina come odori. Noi scopriamo questo bambino e che è dotato di questo olfatto incredibile, che va a lavorare per un uomo che fa profumi e quindi gli fa anche la sua fortuna. Poi a un certo punto vuole trovare l'essenza perfetta e si rende conto che l'unico modo per trovare l'essenza perfetta è uccidere delle giovani vergini e tirare fuori il succo, diciamo così. Allora, un film che secondo il sottoscritto ha dalla sua una bella regia, Tom Tykwer, regista di Lola Corre, Claude Atlas, uno principessa più guerriera, uno che sa fare il suo mestiere, sa quando mettere la macchina a presa, dove toglierla. I due protagonisti più grossi, ovvero Dustin Hoffman e Ben Whishaw, se la cavano abbastanza bene, chiaramente. La fotografia è notevole, di tal Frank Grieber, e nel tutto il film riesce a essere molto interessante. La prima parte, come ho detto, è veramente intrigante, lui da ragazzino che scopre di poter assumere ogni tipo di odore e trasformarlo in qualcosa di diverso proprio per lui, di emozione, di qualcosa che diventa vivo. E in questo, ripeto, Tykwer, con il montaggio di Alexander Berner, riesce a farci entrare ogni volta che il nostro sente l'odore particolare, con quel montaggio tagliato, quelle immagini particolari. Nella seconda parte, quella dove va dal nostro, chiamiamolo così, profumaio, è ganza, è recitata bene, ci trasporta in un posto in metà del 700 molto interessante, e soprattutto a livello di costumi e scenografie il film funziona alla stragrande. E poi arriva la terza parte, che è un po' troppo prolissa, e in fin dei conti il film dura 2 ore e 25, ne poteva durare 25 meno tranquillamente. Sotto il punto di vista visivo il film funziona, c'è poco da dire, è un film fatto benissimo, la regia, come ho detto, del nostro è buona, e quello che convince meno proprio è la possibilità a un certo punto di perdere un po' di ritmo, un po' di mordente. Il nostro Tykwer, che ha scritto anche la sceneggiatura, ci ha provato, il regista tedesco, c'è niente da dire, e in alcuni punti, come ho detto, ci è riuscito molto bene, perché non è la sua messa in scena tecnica che non funziona, va bene, i suoi movimenti, non è quello che intendevo, è che purtroppo per cercare di prendere i tempi del libro, i tempi cinematografici sono altri, e ogni tanto sembra che il barocco venga un po' troppo fuori e si voglia mostrare un po' troppo quando si poteva mostrare di meno. Resta il fatto che comunque è un film che anche come thriller funzionichi abbastanza bene. Poi c'è tutta la parte dell'orgia, è fantastica, c'è la parte bella, voglio dire, dove è impiantata, che è assolutamente fuori di ogni concezione. Un finale secondo me eccellente, ecco, quello sì, un finale bellissimo. Per il resto il film, come ho detto, è un film un po' bipolare, a tratti mi ha esaltato, a tratti mi ha annoiato, a tratti l'ho trovato inutile, a tratti ho pensato, ammazza, oh, questi ce l'hanno fatta a tirar fuori qualcosa da un libro del genere. Il problema sta nella sceneggiatura, che nonostante non sia malvagia, cerca con alcune soluzioni di rendere l'idea del profumo, e in alcune volte ce la fa proprio grazie alla regia, al montaggio, e in altre invece alcune volte i dialoghi e un certo tipo di pomposa baroccaggine rendono il tutto un po' pesante. Però insomma, per me alla fin fine comunque è un film interessante da vedere assolutamente, che vi porterà, spero, a riscoprire il libro, che è un vero capolavoro. Quindi che cosa vi posso dire di più? Profumo, storia di un assassino, il link è qua sotto. Per me è un film comunque da considerare, se vi garbano i thriller in costume è anche abbastanza fantastico, questa idea appunto del bambino che ha i super profumi e che ammazza le donne per creare il profumo più ammaliante del mondo, è veramente un'idea geniale del libro, certo, che però il film non trascura, e come ho detto in parte riesce anche a raccontare, cosa difficilissima. Il link è qua sotto.